torna l'attenzione nel centro di Istanbul. La polizia turca ha disperso con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua un gruppo di manifestanti che cercava di entrare a Gezi Park e riprendere il controllo della vicina piazza Taksim. L'area verde sullo stretto del Bosforo è il luogo simbolo della rivolta antigovernativa, nata dal no a un progetto urbanistico che voleva fare spazio a un centro commerciale. Dopo la decisione di un tribunale di Istanbul di bloccare i lavori, i giovani che hanno dato vita alla piattaforma Gezi Park hanno deciso di riconquistare lo spazio con un giorno di anticipo rispetto alla sua riapertura. Tanto è bastato a far riesplodere gli scontri che hanno caratterizzato il mese di giugno. I principali media turchi hanno ignorato la protesta di questo sabato, ma l'opposizione al governo Erdogan è riuscita a bypassare la censura attraverso l'uso dei social network, già protagonisti durante le prime e più violenti proteste.